cominciato facendo una battuta sul fatto che abbiamo dovuto scegliere un videogioco e abbiamo scelto Indiana Jones. E stavo dicendo che appunto l'argomento che tratteremo oggi è l'archeologia del paesaggio, che è un argomento che ho visto trattato poche volte su internet e soprattutto ho visto trattato poche volte bene. E quindi Valeria si stava presentando già da un bel po' e stava dicendo come ci siamo conosciuti, quindi la rinvito a ripresentarsi. Scusami ancora. No, non c'è problema, succedono. Sì, allora stavo un po' spiegando qual era stato il mio percorso che poi mi ha portato ad occuparmi in questi ultimi anni di archeologia dei paesaggi, perché in realtà io mi sono laureata alla triennale in storia a Bari e poi dopo mi sono spostata verso il mondo più archeologico studiando a Roma 3 e proprio durante la magistrale facendo una ricognizione. In Puglia, con l'Università di Foggia, ho cominciato ad occuparmi di archeologia dei paesaggi e quindi, diciamo, prima da studente e poi un po', in maniera un po' più da coordinatore, diciamo, mi sono occupata dello studio di una porzione di territorio pugliese, che dopo vedremo, anzi, forse vi posso già far vedere più o meno dov'è, questa zona, una zona molto interna della Puglia, il paese più famoso è quello di Bovino, e se siamo in provincia di Foggia, e proprio durante una di queste ricognizioni che abbiamo fatto in quest'area nel 2014, 2015 e 2017, ho poi conosciuto lì Federico. E poi in realtà con Federico ci siamo rincontrati l'anno successivo, credo, nel 2018, nel corso di un'altra attività sempre sul campo, a Salapia, quindi in questa zona qui più costiera della Puglia, all'interno di un altro progetto, di un progetto di ricerca internazionale di cui avremo un pochino modo di parlare nel corso di questa diretta, perché lo utilizzerò un po' come caso studio, diciamo. Quindi sì, da qualche anno ho fatto un dottorato di ricerca che sto concludendo proprio in archeologia dei paesaggi a Lucca e quindi mi sono un po' occupata di che cosa sia il paesaggio per gli archeologi e di quali siano gli strumenti che abbiamo a disposizione per conoscere il paesaggio antico e il paesaggio moderno. E in altre occasioni di lavoro, di attività anche di ricerca, mi sono anche occupata un po' di didattica e di comunicazione, diciamo, dei beni culturali e del paesaggio. Quindi in realtà sono un po' questi poi i temi di cui mi piacerebbe parlare, ma veramente vorrei che questa non fosse una lezione, ma più una chiacchierata. Quindi, anche grazie a Federico. Chiederei a chi vuole di intervenire, di fare qualche domanda se lo desidera. E anche a Federico, a te di bloccarmi quando vuoi e di intervenire se lo desideri. Quindi sì, insomma, abbiamo pensato a questi tre punti per strutturare la nostra chiacchierata, cioè che cosa studia l'archeologia dei paesaggi, che cos'è in effetti un paesaggio. E quali sono quegli strumenti che l'archeologo del paesaggio può utilizzare per conoscere il paesaggio moderno, il paesaggio antico, e poi infine perché fare archeologia dei paesaggi, ma soprattutto per chi fare l'archeologia dei paesaggi, cioè a cosa serve tutte queste ricerche, e ormai sono numerosissime in Italia le ricerche in archeologia dei paesaggi. Ora, in realtà l'archeologia dei paesaggi è vero che, come dici tu, Fede, non, magari sul web, durante le tantissime conferenze online che si sono fatte in questo periodo, del Covid, non è stato uno dei temi principali, però in realtà ormai è una disciplina assolutamente ben strutturata che si insegna in tutte le università, ci sono tantissime ricerche in corso e anche una produzione scientifica vastissima. Io mi sono limitata davvero a segnalare questi quattro volumi che rappresentano, secondo me, proprio la base minima per chi desidera avere un'introduzione al tema. E sono un volume, il primo, questo qui del 2009, di Carlo Tosco,
che si intitola Il paesaggio storico, le fonti e i metodi di ricerca. Carlo Tosco è un professore dell'Università di Torino, in realtà insegna architettura del paesaggio, ma si è occupato di storia del paesaggio antico. La riedizione del fortunatissimo volume di Franco Cambi, professore a Siena, ed è proprio un manuale di archeologia dei paesaggi. E c'è una versione invece, questa delle bussole, che sono dei volumetti più piccini, di facile, diciamo, consultazione e lettura, di Emery Farinetti, che rappresenta davvero una sintesi, appunto, degli strumenti e della storia anche dell'archeologia dei paesaggi e della storia degli studi. E invece poi quest'ultima è una produzione molto più recente, un'edizione molto più recente del 2015, che racchiude un po' alcuni dei contributi principali dei principali studiosi italiani e europei. Questo davvero solo per dare un minimo di dritta, perché penso che magari chi ci sta ascoltando siano magari gli studenti che desiderano iscriversi all'università, visto che siamo proprio in apertura dell'anno accademico, oppure chi è interessato all'archeologia ma non sa bene di cosa si occupino gli archeologi, quindi davvero questi sono solo per avere un'introduzione. Io, come avevo detto, vorrei innanzitutto provare a ragionare con te, Federico, e con chi ci ascolta su cosa sia il paesaggio, perché anche se ci sembra abbastanza semplice dire il paesaggio è quello che guardiamo quando apriamo la finestra e il panorama che si apre davanti a noi, in realtà ci sono delle implicazioni un po' più profonde, se vogliamo. E quindi io ho pensato che quando penso a come spiegare che cos'è il paesaggio, spesso mi viene in mente e vorrei chiedervi di fare un esercizio di memoria, diciamo, di mandare indietro le lancette e pensare un po' ad una lezione delle elementari che io credo che tutti noi abbiamo avuto, probabilmente in terza o quarta elementare, ed è una lezione su che cos'è il paesaggio. Ora, non so se tu, Federico, ti è mai capitata una cosa del genere come quella che guardiamo qui. Sì, era sul libro di geografia. Esatto, cioè è molto diffuso e credo che sia molto utilizzato ancora adesso, perché ho visto che c'è in internet molto materiale al riguardo, cioè questa lezione in cui la maestra ci faceva vedere un disegno oppure una fotografia in cui comparivano degli elementi, un paesaggio, diciamo, e noi dovevamo elencare lì nelle tabelline gli elementi naturali e gli elementi artificiali che questo paesaggio componevano. Ora, sembrava abbastanza facile in effetti, cioè, inserire tra gli elementi naturali gli alberi, il fiumiciattolo, il laghetto, le spighe di grano, e tra gli elementi artificiali le case e magari un traliccio della corrente e le strade. Però riguardando questo esercizio e ripensandoci, in realtà recentemente mi è rivenuto un po' come un flash, mi sono poi chiesta se così, se non fosse un po' un esercizio un po' banale. Perché? Perché come possiamo definire naturale una schiera di alberi a recinzione di un campo, oppure un campo coltivato di grano, che di certo è vero, sono elementi naturali, no? Però sono stati piantati, sono stati costruiti in qualche modo dall'uomo, allo stesso modo di come l'uomo costruisce le case e le strade. Quindi in realtà, diciamo, è vero che i paesaggi che osserviamo come panorama, oppure quando passiamo in macchina accanto ai campi coltivati, ci sembrano natura, ci sembrano fatti di elementi naturali, di elementi artificiali. Diciamo che mi sono chiesta cosa succederebbe se i bambini di terza elementare si cominciasse anche a far riflettere su come il paesaggio non sia semplicemente la giusta posizione, il mettere uno accanto all'altro elementi naturali e elementi artificiali, ma in realtà sia molto di più, perché è proprio l'unione dell'attività dell'uomo sullo spazio, sull'ambiente. E anche di quanto poco naturale ci sia ormai intorno a noi, perché comunque siamo in Italia, in Europa, ma
io direi anche un po', non voglio dire neanche purtroppo, ma insomma, intorno a noi c'è molto poco di naturale. Tutto l'uomo ha una grande influenza su tutto quello che ci circonda. Ovviamente questo potrebbe essere anche portato alle estreme conseguenze. Ad esempio, pensiamo alle grandi riserve naturali, no? Che ci sembrano quegli spazi in cui la natura viene un po' cristallizzata e mantiene appunto gli elementi di naturalità. Ora, anche lì è sempre l'uomo che ha deciso di chiudere dietro un recinto la natura. Quindi questo non deve essere però un aspetto per forza negativo. Secondo me può però servire per avere più consapevolezza, quindi per renderci tutti conto di quanto l'uomo abbia un'influenza enorme sul territorio, sul paesaggio. E in effetti il paesaggio non esisterebbe senza l'uomo, proprio perché il paesaggio è quella forma che l'uomo ha dato, e soprattutto a farci riflettere su come il paesaggio che noi vediamo adesso è il prodotto di anni, di secoli, di millenni di attività dell'uomo su quel paesaggio. Questo significa che il paesaggio è molto di più che lo spazio in cui ci muoviamo in auto, a piedi o in bicicletta. È molto di più di quello che semplicemente si apre ai nostri occhi, perché rappresenta in realtà un pezzo di storia, un prodotto culturale e quindi anche un patrimonio culturale. Ora, magari sono tutti temi un po' complessi e che vanno un po' sciolti, quindi per farlo ho pensato di mettere insieme alcune delle definizioni che più vengono utilizzate quando si parla di paesaggio. Innanzitutto, in realtà, un'immagine che viene spesso utilizzata per dare conto di come anche, diciamo, già nel Medioevo e probabilmente anche prima, l'uomo avesse ben in mente come gli effetti dell'attività dell'uomo creino il paesaggio, ed è questa immagine splendida, questo affresco di Lorenzetti che si chiama Gli effetti del buon governo ed è nel Palazzo Pubblico a Siena, in cui si vede l'effetto del buon governo su una campagna e quindi la costruzione di una campagna ordinata, regolamentata, in cui non si creino in cui tutti i campi siano appunto ordinati e ben costruiti. Quindi, diciamo, c'era già ben presente l'idea di come l'attività dell'uomo sul paesaggio sia in effetti lo costruisca e di come si veda subito le conseguenze delle attività. Poi volevo leggere insieme a voi un estratto piccolissimo da un famosissimo libro che ha un po' costruito la base, diciamo, degli studi dei paesaggi anche dell'archeologia, ed è un libro di Emilio Sereni. Emilio Sereni era uno storico dell'agricoltura, ma fu anche ministro, senatore della Repubblica. E scrisse nel 1961 questo libro che si chiama Storia del paesaggio agrario, e lui per definire il paesaggio agrario lo definisce come quella forma che l'uomo nel corso e ai fini delle attività produttive agricole coscientemente e sistematicamente imprime il paesaggio naturale. Quindi egli riconosce che il paesaggio agrario, e si concentra solo sul paesaggio agrario, però come quella forma che l'uomo dà al paesaggio naturale. Questa definizione in effetti è inutile, è in uso ancora adesso, per esempio nella definizione dell'UNESCO. L'UNESCO, l'organo internazionale, diciamo, ha definito il paesaggio culturale come il combined work of nature and man, quindi l'unione dell'attività dell'uomo e della natura, e quindi anche non solo del presente, ma anche del passato. Quindi ha riconosciuto l'importanza del paesaggio come patrimonio storico. Quindi questo per dire che esiste una dimensione oggettiva nel paesaggio, cioè l'uomo oggettivamente forma, costruisce il paesaggio.
Accanto a questa dimensione oggettiva esiste però un altro aspetto, anch'esso molto complicato, che è una dimensione soggettiva, percettiva. Per parlare di questo, direi che la cosa più comoda è utilizzare la definizione, che è, diciamo, la famosissima definizione del paesaggio data dalla Convenzione Europea del Paesaggio, che è stata firmata nel 2000, in cui il paesaggio viene definito come quell'area, quel comparto territoriale, così come è percepito dalle persone, il cui carattere è il risultato dell'azione e dell'interazione tra fattori umani e naturali. Quindi in questo caso, vedete, si fa un passetto in più perché si riconosce sempre il paesaggio come quel risultato dell'azione e interazione tra natura e uomo, però si fa anche un passaggio in più dicendo che il paesaggio è anche il prodotto di un'attività di percezione del paesaggio. Questo cosa significa? Significa che io vedrò un paesaggio diverso da quello che vede Federico. La mia comunità vedrà un paesaggio davanti a sé diverso da quello che percepisce un'altra comunità o un altro gruppo con interessi diversi. Quindi è fondamentale, anche per il lavoro dell'archeologo, cercare di ricostruire tutte queste diverse percezioni, questi diversi modi di guardare al paesaggio. Forse per chiarire ancora meglio possiamo utilizzare una metafora, che non è mia, purtroppo, ma è una metafora anch'essa molto famosa di Georg Simmel. Simmel fu un sociologo e ha scritto vari contributi sul paesaggio, che adesso sono racchiusi in questo volumetto Saggi sul paesaggio, e lui utilizza proprio una metafora molto efficace, secondo me. Lui paragona l'uomo ad un prisma, quindi come il prisma, vedete, dal fascio di luce restituisce i colori. Così l'uomo, dei tanti elementi naturali e artificiali, quindi dei tanti alberi, case, strade, laghi, da tutti questi elementi naturali e artificiali, egli restituisce il paesaggio, quindi vede e percepisce il paesaggio. Ora, tornando invece all'ambito più archeologico, noi dobbiamo considerare tutte queste cose quando parliamo di archeologia del paesaggio. E quindi, in questo senso, la dimensione percettiva e dimensione oggettiva vanno entrambe fuse per ottenere l'oggetto di studio dell'archeologia dei paesaggi, cioè un paesaggio pluristratificato, perché anche se noi vediamo davanti a noi un piano più o meno mosso e chiaro, ma diciamo il paesaggio ci sembra piatto, in realtà non è così, il paesaggio è stratificato perché il risultato di tutte queste azioni nel corso dei millenni. È molto semplice da capire anche solo guardando queste splendide fotografie di paesaggi pugliesi che vedete racchiudono in ognuna di queste fotografie racchiudono tantissimi paesaggi storici. Abbiamo in primo piano tutto il paesaggio della campagna pugliese adesso a grano. Il Tavoliere è una delle maggiori produzioni di grano d'Italia. Al di sotto di questo paesaggio contemporaneo vediamo invece i resti, cioè ciò che resta delle tracce, i segni dei passaggi precedenti, in questo caso i campi coltivati romani e i segni della centuriazione, che sono le divisioni agrarie di epoca romana. E ancora più sotto questi cerchi qui, che sono i segni di un villaggio neolitico fossilizzati nel paesaggio moderno. Sono fotografie splendide che veramente fanno, diciamo, fanno un po' impressione, mi fanno emozionare ogni volta. Valeria, sì, volevo farti una domanda in riferimento all'immagine precedente, così magari prendi anche un Questa? fiato, sì, puoi bere un po' d'acqua. Qui tante volte si vedono immagini del genere
utilizzate, ma in particolare le linee di Nazca, mi riferisco a quello, si vedono utilizzate in generale sui social un po' impropriamente, cioè tanti quasi si stupiscono talmente tanto di quanto l'uomo influenzi il paesaggio da non riconoscere un'influenza umana nel paesaggio, tanto che dico le linee degli dèi, perché quasi viene, anche vedendo queste immagini, viene difficile pensare che l'uomo possa avere tanta influenza sul paesaggio, eppure è così, e non solo adesso, ma anche nel corso delle varie epoche, come hai notato tu. Sì, ma infatti, diciamo, queste immagini ci fanno ben capire come tutto ciò che l'uomo fa nel paesaggio poi in realtà lascia un segno che potrebbe essere non visibile, perché se noi camminassimo qui su questa stradina di campagna probabilmente non vedremmo nulla di tutto ciò, però sotto alcune condizioni, in questo caso a seconda del grado di umidità e quindi della diversa crescita del grano, tornano poi in vista e quindi vediamo i segni dei tagli, dei fossati neolitici e dei compound che sono diciamo, le suddivisioni dei villaggi oppure i segni delle divisioni agrarie. Quindi sì. Assolutamente, bisogna sempre tenere ben presente quanto tutto quello che facciamo poi nel paesaggio resta in qualche modo. Quindi, diciamo, riassumendo un pochino quello che abbiamo detto fino adesso, scusatemi se ogni tanto magari accelero e dimmelo, Fede, se devo andare un po' più lenta nelle spiegazioni. Abbiamo detto che quindi il paesaggio va considerato come quell'elemento di interazione tra uomo e natura e anche come stratificazione, come palinsesto, perché ci racconta dei paesaggi antichi. In questo senso, quindi, altro non è che una fonte storica, perché raccontandoci dei paesaggi costruiti dalle comunità passate, esso può essere utilizzato in effetti proprio come fonte storica. Ora, diciamo, giusto per contestualizzare questa immagine qui che ho scelto, questa è un'immagine, secondo me, molto bella, che fa parte, è stata scattata da Mario Giacomelli, che è un fotografo, diciamo, di fine di metà Novecento, e lui per 20 anni ha fotografato la stessa collina, questa collina qui che vediamo. Fotografandola per 20 anni, anche solo in 20 anni, si è reso conto di quanto i cambiamenti del paesaggio, di quanti cambiamenti l'uomo avesse fatto sul paesaggio, e quindi ne ha studiato fotograficamente il degrado in qualche modo, perché ha cominciato a fotografarla quando l'agricoltura meccanizzata era proprio agli albori, e poi ha fotografato tutti gli step della distruzione in qualche modo. Di una collina sotto l'azione dell'agricoltura meccanica. Quindi, avendo definito più o meno, almeno in linea di massima, spero che più o meno sia stato chiaro, magari ci ritorniamo più tardi, cos'è un paesaggio, direi che potremmo provare a guardare insieme a quali sono gli strumenti che l'archeologo del paesaggio, il nostro piccolo Indiana Jones qui, avrebbe a disposizione per studiare il paesaggio antico. Ci sono innanzitutto due concetti fondamentali, ovvero che l'archeologia dei paesaggi viene spesso definita archeologia globale dei paesaggi. Perché? Perché il paesaggio, come avete visto, è tante cose, non è una cosa sola. Quindi, per studiarlo c'è bisogno di un attacco a più fronti, c'è bisogno di utilizzare tante discipline diverse, quindi una scienza assolutamente interdisciplinare, perché porta insieme l'ecologia, l'architettura del paesaggio, la geologia, l'archeologia, insomma, veramente sono tante le discipline che di paesaggio si occupano. E poi è per forza di cose, una disciplina diacronica. Che significa diacronica?
Significa che si deve occupare del paesaggio contemporaneo e poi in maniera retroattiva di tutti gli altri, di tutti gli step che si sono percorsi per costruire il paesaggio moderno. E quindi quali sono quelle fonti per studiare il paesaggio? Le fonti archeologiche, certamente sono le prime che un archeologo mette in campo. Lo scavo, la ricognizione, cioè tutte le attività appunto di indagine sul campo, ma anche la geofisica, che è un'attività diciamo non distruttiva, che vedremo, i cui risultati vedremo, l'uso delle fonti cartografiche, delle fonti orali, le fonti scritte, quindi veramente cercare di utilizzare tutti gli strumenti possibili. Questo la fa una disciplina, secondo me, molto completa. È chiaro che non si può pensare che un archeologo da solo possa, che uno studioso da solo si possa occupare di tutto questo. In questo senso direi che l'archeologia dei paesaggi è una scienza che non si può fare se non in squadra. Perché l'archeologo del paesaggio deve saper dialogare con tutti gli altri, specialisti di tutti i settori, da cui può trarre informazioni. E allora, in realtà, più che andare nel dettaglio di tutte queste fonti, io avevo pensato, Fede, di utilizzare un po', ma veramente brevemente, un caso studio, cioè raccontare un po' di quello che abbiamo fatto, e di cui anche tu sei stato parte, nel territorio di Salapia Salpi, cioè nel territorio di antiche città ormai sepolte che sono sulla costa pugliese tra Trinitapoli, in provincia di Foggia. Tra Trinitapoli, Margherita e Cerignola, diciamo, in campagna, vicino alle forse queste più famose per tutti, le saline di Margherita di Savoia, sono saline, insomma, enormi, storiche, producono sale per tutta Europa, quindi probabilmente queste le conoscete meglio. E perché dal 2014, in realtà dovevo mettere 2020 qui, dal 2014. In questo territorio c'è un grande progetto che è diretto da due università, dall'Università di Foggia con Roberto Goffredo e l'Università canadese, il McGill College di Montreal, con una professoressa Darien Totten. E quindi dal 2014 sono state fatte tantissime attività, tutte quelle che vi ho elencato prima, proprio per andare a conoscere questo territorio. Abbiamo fatto 6 campagne di scavo, 5 campagne di prospezione geofisica, 3 campagne di ricognizione. Insomma, ogni anno si crea un gruppo di ragazzi che partecipa, italiani, canadesi, americani, che partecipa alle attività. E quindi, come vi dicevo, abbiamo cercato di mettere in campo proprio tutte queste fonti, utilizzare tutte le fonti possibili, la documentazione d'archivio, le foto aeree, la geofisica. Lo scavo, la ricognizione. Adesso vi faccio vedere un po' di fotografie che vi diano un po' l'idea di quello che succede. Scusatemi. E tutto ciò per studiare un paesaggio che adesso si presenta ai nostri occhi completamente diverso. Non so, Federico, ti ricorderai la desolazione in alcuni casi del paesaggio contemporaneo, che è un paesaggio, diciamo, particolarmente, insomma, un po' arido, ultimamente ancora di più perché si sta un po' desertificando, ma che in realtà in antico doveva essere molto diverso, perché dove c'è adesso la campagna c'erano 3 città, cioè la storia di Salapi e Salpi è una storia di 3 città. Questa qui è l'area di Salapia, cioè la città romana, una città fondata nel primo secolo avanti Cristo, da una comunità in fuga, perché la comunità di Salapia Vetus, vedete quest'altra città qui, siamo a 3 chilometri di distanza, a un certo punto visse una situazione di insostenibilità ambientale. Si moriva di malaria sostanzialmente, e
E quindi tutta la comunità fu spostata in una nuova fondazione, la fondazione di Salapia. Questa città visse, lo faccio veramente breve perché serve davvero soltanto ad inquadrare un po' il tema, ecco. Visse fino più o meno all'VIII secolo e poi la comunità si spostò nuovamente, questa volta molto vicino, semplicemente un po' più verso l'interno, ma anzi addirittura sopra la città romana, costruendo sulla città romana una motta, un monticello, su cui nacque Salpi, cioè la città medievale. Vi faccio vedere un po' immagini. Queste sono le immagini dello scavo. Questa è la zona del Monte di Salpi. E invece questa è la campagna, questa che si apre, la campagna dove abbiamo fatto ricognizione. Quindi abbiamo attraversato campo per campo tutta la campagna. Questo qui in fondo invece è l'antico lago Salso, un'antica laguna che adesso appunto sono le saline di Margherita. Quindi, come vi dicevo, oltre allo scavo abbiamo fatto anche le attività di ricognizione. Queste sono attività che dirigevo io nel 2017, nel 2018, nel 2019. Questo qui. È proprio Federico, ho ripescato la sua immagine. E quindi cosa significa fare ricognizione? Significa che noi camminavamo, insomma, anche un po' in maniera faticosa tutto il giorno, attraversando in maniera sistematica tutti i campi per localizzare altri siti. Quindi l'intento qual è? L'intento è quello di cercare di contestualizzare, di studiare il contesto della città di Salapia e Salpi, di capire cosa succedeva nella campagna intorno mentre Salapia e poi Salpi vissero come città, perché ovviamente intorno ad ogni città vi è poi una campagna abitata e coltivata. Quindi abbiamo appunto attraversato tutti i campi, utilizzato la cartografia, recuperato i reperti e definito quelle aree che in effetti sono aree archeologiche. Noi definiamo un'area archeologica l'UT, cioè l'unità topografica, ogni zona in cui vi è una quantità di materiale in superficie che potrebbe farci pensare ad un insediamento di cui magari in superficie non si vede nient'altro se non una concentrazione di materiale, allora quella la definiamo un UT, un'unità topografica. Tutti questi materiali chiaramente vengono poi studiati, viene fatta tutta la documentazione e questo è quello che un po' abbiamo fatto. Vedete, questa era la zona della città di Salapia e Salpi, quindi in tre campagne, 2017, 2018 e 2019, abbiamo, beh, direi ricoperto una grande quantità di territorio, e questa è tutta la zona del 2017. Nel 2018 ci siamo spostati un po' più a sud, e poi nel 2019 queste aree rosse un po' più verso Trinitapoli. È un lavoro duro, quindi chi di voi archeologi vuole fare, sta pensando di fare l'archeologo da campo, deve considerare che è un lavoro molto duro perché si fa spesso d'estate sotto il sole. Però è anche molto divertente. E ovviamente, non so, Fede, l'altro giorno stavamo chiacchierando e dicevamo: ma può chiunque fare ricognizione? Può chiunque raccogliere reperti, andarsene in giro? E no, in realtà ovviamente no, perché? Perché tutto questo, tutto quello che noi facciamo poi chiaramente viene documentato in maniera scientifica, vengono presentati i risultati, vengono studiati i materiali in laboratorio, quindi è vero che, cioè, niente viene perso, almeno si cerca di perdere meno informazioni possibili. Sì, Valeria, volevo appunto commentare perché mi hai anticipato su una domanda che volevo farti, perché ne avevamo già parlato. E praticamente mi sono arrivate delle domande nel gruppo Storia Vera anche varie volte di persone che mi chiedevano se potevano appunto fare uno scavo archeologico. Beh, qui si parla di un'altra attività di ricognizione, però può essere equivalente. E appunto io rispondevo di no, e
E secondo me è perché non c'è tanto la percezione del lavoro che ci sta dietro, del dietro le quinte, perché si vedono i reperti al museo e quindi si pensa che basti raccoglierli, portarli nel museo e lì vengono esposti al pubblico. In realtà, come ci stai facendo vedere tu, c'è tutto un lavoro di studio, perché se no quei reperti così vengono guardati ma non raccontano nulla, bisogna cercare di Certo. capire perché sono lì e la storia che si portano dietro, come appunto ci Certo, stai certo. facendo. Beh, ci sono tante motivazioni per cui la risposta è no. Innanzitutto perché tutto ciò che è nel sottosuolo appartiene allo Stato italiano, quindi tutto ciò che è nel sottosuolo non può in nessun modo essere acquisito da privati. Ma soprattutto direi, oltre alle implicazioni legali per cui vogliamo evitare al nostro pubblico di finire in galera o di pagare va bene in altro modo, è perché non, nessuna informazione, cioè bisogna cercare di non disperdere informazioni, di non perdere informazioni su quello che alcuni reperti ci possono dire, e i reperti ci parlano non solo in quanto tali, ci parlano se sono contestualizzati, quindi se sappiamo da dove provengono, se sappiamo cosa c'è intorno a quel reperto. Ecco, ma questo vale per il reperto, ma vale anche per i grandi siti. Un sito da solo dice tanto, è chiaro, è importante conoscerlo. Però potrebbe dire molto di più se intorno a quel sito cominciamo a conoscerne anche il contesto, cioè cominciamo a ricostruire anche tutto ciò che c'è intorno, le relazioni che quel sito ha avuto nel corso della sua esistenza. Quindi ancora di più chiaramente per i materiali, per cui materiali così tenuti in casa non hanno nessun valore. Alla fine il valore glielo diamo come comunità, glielo diamo ricostruendone appunto la storia, riconoscendola e rendendolo pubblico, perché è questo quello che insomma penso che vogliano fare gli archeologi, quello che ognuno si augura di fare, ecco. Niente, quindi un'altra attività che secondo me è molto intrigante, che penso che potrebbe interessare tutti, e appunto tornare sulla vicenda delle fotografie aeree anche. Questa è un'altra attività che abbiamo fatto e che diciamo si può fare in maniera un po' più comoda, perché si può fare da casa, cioè studiare le fotografie aeree e cercare di identificare tutti quei segni di cui abbiamo parlato prima, no? In questo caso, per esempio, vedete, questa è una fotografia scattata da aereo. E si possono vedere qui le tracce di strade antiche, in questo caso che portavano appunto alle città di Salapia e di Salpi, oppure anche i fossati, come quello che abbiamo visto prima. Questo è un fossato che chiude un sito di cui percepiamo in effetti tante altre tracce anche nell'interno. E ci sono anche segni dei confini dei campi, ci sono i segni di coltivazione. Per cui si possono ricostruire anche i filari dei campi, della coltivazione antica, segni degli insediamenti sepolti. Questi sono tutte immagini. Purtroppo, non so se facendo così vedete l'originale, e questa è la restituzione grafica, quindi diciamo il ricalco della traccia che in effetti si vede ancora adesso nelle fotografie aeree. Quindi queste sono altre attività che abbiamo fatto. Facendole in maniera sistematica, vedete quante tracce sono state identificate. Queste sono la città di Salapia e di Salpi, e vedete intorno che mondo che c'è, che non si vede ai nostri occhi se noi passeggiamo su queste strade o ci passiamo in auto, ma se guardiamo dall'alto si apre. Davvero si aprono molte altre prospettive, perché vedete, vediamo tutte le strade che portano verso il centro urbano, vediamo i campi, questo probabilmente fanno tutti parte di un particellario agrario medievale. Tutte queste linee qui sono segni di coltivazione. Insomma, veramente possiamo provare a ricostruire
la storia di un paesaggio e soprattutto l'uso che l'uomo ha fatto di questo paesaggio nel tempo. Qui vi faccio vedere altre immagini che sono sempre molto ben esplicative, di come dall'alto il paesaggio ci possa sembrare diverso, perché vediamo tutti questi segni che sono segni di coltivazione di campi, di insediamenti medievali, sempre nel tavoliere di Puglia. Fede, ci sono magari delle domande, perché se no vado verso il terzo punto. Ma guarda, per adesso non ci sono domande, cioè ci sono solo constatazioni che il mio volume è basso, quindi però non so come risolvere. Ah, vabbè, no, io ti sento molto bene in realtà. No, per adesso non ci sono domande, comunque invito chi ci sta seguendo a fare domande, così magari le teniamo per la fine. Niente, quindi tornando un po' al piano che ti avevamo definito all'inizio, la terza domanda a cui provare a rispondere potrebbe essere perché e soprattutto per chi fare un'archeologia dei paesaggi, cioè perché occuparsi di paesaggio. Ora le ragioni sono tante e ognuno ovviamente ha quelle che gli stanno più a cuore ed è bene che sia così perché così si può cercare di, diciamo, di affrontare la complessità dello studio del paesaggio. Per quanto mi riguarda, penso che l'archeologia dei paesaggi possa essere utile per studiare, ovviamente, diciamo, per tanti motivi. Innanzitutto per riconoscere il paesaggio come prodotto culturale e quindi come patrimonio culturale, ma soprattutto per renderci sempre più conto tutti di quanto appunto importante sia l'attività delle comunità e l'attività del singolo sul paesaggio. Questo spero che possa veramente dare consapevolezza a tutti noi di quanto le nostre attività sull'ambiente, sul paesaggio poi lasciano il segno, perché come noi vediamo le attività antiche, così vedranno le attività nostre, solo che se le comunità romane certamente intervenivano sul paesaggio, diciamo che noi lo facciamo in maniera estremamente più pesante, estremamente più distruttiva, e quindi direi che è necessario avere tutti una grande consapevolezza sulle trasformazioni che imprimiamo al paesaggio. Ma tornando alla definizione quella diciamo, di paesaggio come nella Convenzione europea, vi ricordate che si faceva riferimento all'elemento percettivo, cioè al fatto che le comunità percepiscono il paesaggio e che quindi quello sia il paesaggio, ciò che il singolo guarda. E in effetti è questo un aspetto estremamente importante anche per l'archeologia, perché è fondamentale anche durante la fase di ricerca, quindi non soltanto nel momento di presentazione dei risultati, di quello che noi come archeologi abbiamo fatto, ma anche nel momento stesso della ricerca, di quando ci poniamo le domande, cominciare a considerare di includere le comunità locali, cioè di farlo in questa prima fase. E in effetti ci sono stati già degli esperimenti, per esempio con l'Università di Padova, che ha messo su queste summer school in cui la comunità locale effettivamente partecipava al momento della ricerca, e anche noi nel nostro piccolo stiamo cominciando a provare a fare un'attività. In realtà non posso svelare niente perché è una cosa che faremo proprio nelle prossime settimane, quindi se la cosa vi può interessare io vi consiglierei di seguire la pagina Facebook del progetto Salapia, perché lanceremo un'iniziativa che appunto mira a coinvolgere il più possibile proprio la popolazione locale. Magari la linkiamo, la linko io dopo in Sì, descrizione. infatti. E ovviamente la cosa più facile, ma che assolutamente deve essere fatta ogni volta, è cercare di raccontare quello che si è fatto nel territorio alla popolazione. Noi un po' l'abbiamo fatto a Salapia, c'eri anche tu, Fede, no? Nei vari open day, quindi la visita allo scavo alla fine delle attività della campagna,
le conferenze pubbliche, una serie di attività didattiche per i bambini. E, insomma, davvero sono tante le possibilità, chiaramente. Io salto un po' e vado su un tema che però anche questo mi sta molto a cuore, perché quello che io penso possa essere uno dei modi, secondo me, efficace per raccontare il paesaggio è l'utilizzo della bicicletta. Io, Fede, non so se ti ricordi che, diciamo, sono un amante della bicicletta, no? Mi piace molto e in realtà, diciamo, negli ultimi tempi ho cominciato un po' ad esplorare qual è, secondo me, il rapporto che c'è tra bicicletta e paesaggio, perché secondo me c'è una relazione ben precisa, cioè esistono effettivamente dei legami stretti tra l'utilizzo della bicicletta come mezzo di locomozione è la possibilità di conoscere il paesaggio che c'è intorno, che è intorno a noi. Quindi, secondo me, l'utilizzo della bicicletta e, per esempio, del cicloturismo, l'ideazione di itinerari, anche con l'utilizzo, per esempio, delle app di localizzazione, insomma, veramente, ovviamente, sono tantissime le possibilità. Potrebbe, secondo me, essere un ottimo strumento non solo di conoscenza del paesaggio, per raccontare quello che c'è intorno a te quando ti muovi nel paesaggio, ma anche per conoscerlo a fondo, cioè per percepirlo, quindi ritornando a quella definizione a cui abbiamo fatto riferimento, per costruirlo nella propria mente e poi soprattutto anche per intervenire in maniera reale, in maniera fattiva, con la costruzione di un paesaggio che non sia più fatto per le auto o almeno che non sia fatto esclusivamente per le auto. Abbiamo detto infatti come diciamo anche le scelte della comunità si riflettono sul paesaggio e quindi se noi ci guardiamo intorno, in Italia particolarmente, diciamo, non voglio parlare in maniera generalizzata, parlo magari del sud che conosco meglio, il paesaggio intorno a noi è un paesaggio fatto per le auto. In questi ultimi, da un anno vivo in Olanda, dove in effetti la realtà è completamente diversa perché vedo che il paesaggio è un paesaggio almeno fatto per entrambi i sistemi, e quindi è un paesaggio che può essere anche qualitativamente migliore proprio nelle infrastrutture. E quindi anche per questo io penso che l'utilizzo del paesaggio per raccontare, della bicicletta per raccontare il paesaggio e per costruirlo possa essere davvero un'ottima soluzione. Quindi io, diciamo, questo è un aspetto su cui mi vorrei, cioè, mi piacerebbe lavorare un po' di più. E niente, io diciamo che concluderei questa parte tornando sulla figura dell'archeologo, cioè abbiamo detto quanto l'archeologia dei paesaggi sia una scienza appunto che include tante cose, tanti aspetti, proprio perché il paesaggio è complesso, è stratificato, si parla di millenni di attività dell'uomo e quindi proprio per questo il ruolo dell'archeologo diventa ancora più complicato e sfaccettato, e sono tantissime le possibilità di intervento. Quindi, davvero spero che sempre più gli archeologi e l'archeologia riesca a ritagliarsi spazio, anche nelle politiche di gestione del paesaggio, nella progettazione del paesaggio, nella valorizzazione del paesaggio culturale, nella comunicazione. E questo, insomma. Io chiudo con una fotografia in cui possiamo bene in due beccare Federico, qui e qui. Non ci sei negli altri, vero? No. No, però beh, è una prova che non stavamo mentendo. Sì, infatti, ha lavorato davvero. Sì, ti volevo solo dire una cosa su una delle ultime riflessioni che hai fatto. Ah, avevi concluso? Sì, Ah, vai, dimmi pure. che era appunto sulla bicicletta, che
Io ammetto che non vado in bicicletta, però ho notato che nell'ultimo periodo anche qua a Trieste hanno fatto una pista ciclabile e varie realtà per andare in bicicletta. E soprattutto durante il lockdown c'è stato un grande aumento degli acquisti di biciclette. E poi la cosa mi sembra sia abbastanza sparita. E appunto mi ha fatto riflettere il fatto che ci sia voluta la pandemia per spingere la gente a non usare più l'auto, però poi quando la situazione un pochino si calma, si ritorna alla vita di tutti i giorni. Non so se hai riscontrato anche tu questa cosa. Allora, certamente sono processi lunghissimi. Da una parte è evidente che sia necessario un cambio di mentalità e da questo punto di vista mi sembra sciocco in questa fase di piena ancora pandemia abbandonare l'uso della bicicletta, soprattutto visto che la metà delle notizie italiane parla dell'affollamento degli autobus e di quanto in effetti questo sia adesso il problema principale, cioè l'affollamento dei mezzi pubblici. Dall'altra, quindi diciamo che bisogna fare un cambiamento di mentalità, questo è vero. Dall'altra mi sento di dire che il cambiamento va fatto anche fornendo il cittadino, l'abitante, di infrastrutture adeguate, perché una volta fatte le infrastrutture, cioè fatte piste ciclabili e strade e sistemi che effettivamente rendano più facile, più insomma, anche per tutti l'utilizzo della bicicletta, allora forse le biciclette cominceranno ad essere utilizzate di più. C'è anche questo aspetto. Poi un'altra cosa, ma questo diciamo non prescinde dall'archeologia dei paesaggi, sono più riflessioni in generale sull'utilizzo appunto della bicicletta o comunque della mobilità alternativa, diciamo così, e che va reso antieconomico l'utilizzo dell'auto perché la bicicletta si affermi. Questo è evidente, cioè solo nel momento in cui l'utilizzo dell'auto, come qui in Olanda, diventa di lusso, allora la comunità comincerà ad utilizzare la bicicletta perché non avrà altre alternative, ecco. Però questo avrà enormi vantaggi, cioè darà enormi vantaggi e se vogliamo tornare sugli aspetti, diciamo, di cui stiamo parlando, anche la possibilità di potersi spostare da città a città, attraversare la campagna in maniera sicura, senza paura di morire sulle strade trafficatissime italiane. Ecco, questo sicuramente migliorerebbe l'esperienza e aumenterebbe il pubblico, cioè, che comunque esiste, perché ci sono tanti ciclisti, famosi ciclisti della domenica, ce ne sono tanti, però non è una cosa che è una cosa ancora che viene considerata attività sportiva, ecco, cioè non è un mezzo di trasporto, è un'attività sportiva e questa è la grande differenza secondo me in questo momento. Beh, sì, tra l'altro hai anche parlato di pericolosità e io te lo dico da automobilista, è pericoloso per entrambi perché io tante volte nel fare Certo, dei sorpassi improbabili di ciclisti si rischia di creare una situazione che è spiacevole per entrambi. Poi io sono andato delle volte in bicicletta in strada e un po' mi terrorizza, non mi fa stare tranquillo al 100%, quindi avere più spazi liberi dalle auto, certo, sarebbe una buona cosa anche per, come hai detto tu, per conoscere meglio ciò che ci circonda. sì, perché comunque la bicicletta secondo me è quello strumento che ti permette di andare, diciamo, abbastanza lento da poterti guardare intorno, ma anche abbastanza veloce da poterti spostare, effettivamente fare tanti chilometri anche in una giornata, quindi secondo me è l'ideale. Allora, mi sa che non ci sono domande perché non vedo, no, non vedo domande. Allora chiudiamo, volevi dire qualcos'altro? Ma no, in realtà no, diciamo che mi sentirei di consigliare comunque avvicinarsi all'archeologia dei paesaggi a chi sta pensando di fare magari l'archeologo nella vita.
perché secondo me è una scienza molto completa, è una disciplina, non una scienza, è una disciplina molto completa che ti permette di vedere tante cose, di avere a che fare con tanti, non solo strumenti, ma anche cronologie differenti, quindi questo secondo me lo rende particolarmente interessante. Come si dice, multidisciplinare. Certo. D'accordo, allora Valeria, io ti ringrazio tanto per questo Grazie intervento, è stato molto utile. a te. Grazie a te, complimenti per tutte le attività che organizzi. Ringrazio. Ringrazio anche chi ci ha seguito, scusate per i problemi di audio, ma era la prima volta che provavo questo nuovo programma. Se non consente di fare delle dirette agevoli, torniamo all'altro. Va bene, Grazie grazie. ancora. Ciao. Ciao, ciao a Ciao. tutti.